Buco. Allora, Silvia, vogliamo mettere un po' di top e di flop? Ma certo! Allora, fra i flop, lo dico così, riassumiamo un po' di messaggi, c'è un tal Di Bello, lo dicono tutti, quindi insomma. Va bene. E fra i top invece, in un modo o nell'altro, c'è sempre Bianchi. Gira di qui, gira che di là, giochi, ma Bianchi che non giochi, è che sempre segni, che fra non i segni. top. Poi i voti, questa sera sono tutti bravi, gli amici a casa danno 10 a tutti. Tipo Angelo addirittura dice non voglio essere rispettoso, mi permetto di dare dei voti, 10 a tutti. Vabbè. Va bene, grazie. C'è una domanda che potremmo fare a Silvano, ma magari lui insomma si intende poco di queste cose. E quindi Sergio dice, ma permettetemi la domanda provocatoria, com'è possibile che i due migliori prodotti del vivaio del Toro, ossia Comi e Benedetti, entrambi non giochino più nel Torino? Prof, vuoi provare a rispondere tu o vogliamo far rispondere Silvano? Silvano ne sa sicuramente più di me, quindi non vedo perché devo dare una risposta quando qualcun altro no, già posso già la darla propone. Nel senso che intanto sono di proprietà ancora per il 50% del Torino e stanno andando a fare esperienza. Noi quando siamo usciti dal Torino siamo andati a fare esperienza, io ho fatto 3 anni, una a Parma, una a Palermo, una ad Ascoli. Quindi prima non si nasce imparati, i fenomeni ne nascono uno ogni 50 anni e quindi sono ragazzi che hanno il dovere e il diritto di fare delle esperienze giuste. Sicuramente in questo momento in una piazza importante come Torino non sono pronti per scusa, il Torino Asta dove va a fare esperienza? Il Torino Asta non si sa ancora. Il Torino Asta per adesso andrà a fare una bella esperienza a Gubbio a fare le finali. Quanto mi spiace che Antonino Asta vada via dal Toro. Quanto mi dispiace che Antonino ancora Asta vada via dal Toro. Ecco, io le voci sono, però vi posso assicurare che non c'è niente di definito, assolutamente. Vabbè, speriamo. Senti, mitico Silvano, fammi leggere il messaggio di Dino che dice mitico Silvano lo stopper più elegante del Toro di sempre tra i grandi come Rosato, Zecchini, Francini e Orbon e poi anche Figo grazie mille l'uomo ti ha messo in bella compagnia per un attimo ho pensato che tu parlassi di Figo il portoghese ma io ho detto pensato ma lo stopper però pure quello è Figo devo dire che anch'io pensavo a Figo il giocatore non è... insomma vabbè senti allora. Il figliolo di Comi sarebbe già stato pronto anche lui per fare un campionato diciamo da titolare o quasi in Serie B o la scelta di fargli fare allora, la primavera in una squadra forte è sicuramente lo sarebbe stato pronto, però è normale quando a volte certe squadre, come in quel caso lì in Milan, come è successo per l'Inter Simone, ti prendono in quel momento per una primavera perché vogliono sempre fare primavere di grandissimo livello, cioè. Perché devono vincere a tutti i costi e quindi diciamo, è partito un anno in ritardo, c'è stato il discorso di Verdi, che la comproprietà di Verdi per venire a fare esperienze, quindi come è andato là a fare esperienza, ma anche lui avrà quest'anno, penso e spero, l'opportunità di poter crescere il più in fretta possibile. Perché oggi ha segnato giovani, tanti, mi pare 24 ha fatto gol, 24-25 gol. Capocannoniere del campionato primavera. Il messaggio ci ha scritto Eros da Mondovì e dice, ringrazia me, dice, grazie Fabrizio, siete stati tutti davvero molto gentili a ricordarvi del mio compleanno di domani. Questa sera un bel 10 a tutti, mi sembra che sia più che doveroso e meritato. Poi si attende però il regalo dal Toro, quindi Silvano tu lo puoi riportare a Ventura. Questo messaggio di Eros dice una vittoria vendetta contro il Padova e questo è quello che si aspetta anche la signora Carla. Vendetta, avevo capito, vendetta. Sì. Pier Giuseppe invece mette il dito sull'amministrazione perché dice oggi pomeriggio sono salito a Superga perché domani purtroppo non potrò esserci, volevo denunciare che uno scandalo che alle 20 di stasera la lapide non era ancora accessibile a sinistra della Basilica perché stavano ancora lavorando con la ruspa. Assurdo che il giorno prima non si possa rendere omaggio ai nostri eroi. L'avevamo detto, da domani, come dire, con un colpo di bacchetta magica, i lavori non ci saranno per 24 ore e oggi, ahimè, le ruspe c'erano Carlo, ancora. Tu domani vai a Superga? Si può combinare, volentieri. Ti passa a prendere, d'accordo. Magari. Vi scambiate volentieri. I numeri di telefono, se non li avete, così ne parlate un attimo. E invece noi facciamo adesso un salto dal Toro vecchio al Toro giovanissimo, perché andiamo con il Toro in erba del nostro amico Renzo Comello, che però questa sera fa Silvano Benedetti, quindi Toro in erba.
C'è Renzo, c'è, come no, e come se c'è. Allora, la prima grafica della serata a proposito del settore giovanile, Silvano, la lasciamo commentare a te perché fa riferimento a una vostra iniziativa della prossima estate, i Toro Camp. Sì, come ogni anno il Torino propone varie località per poter fare calcio anche d'estate. Ne abbiamo due in città, una è Rivalta, è molto bella, tra l'altro gestita da Donaldo Labino, che sappiamo benissimo quale grande personaggio sia. Bel centro quello lì. Un centro meraviglioso, un centro dove veramente c'è piscina, parco, campi da calcio, da calcette, quindi adatta per i bambini per stare dal mattino alle 8 alla sera alle 6. Insomma, ci si diverte un mondo e si gioca anche a pallone. E si gioca tantissimo a pallone e anche ad altro. E poi quando viene Silvano Benedetti a vedervi, se siete bravi, bravini, che il prossimo anno si gioca nel Torino. Devo dire che qualcuno è successo. Sì. Durante le pause estive, i camp per noi sono delle opportunità anche di selezione, perché passano dai nostri camp circa 1000 bambini e quindi spesso e volentieri l'occhio nostro cade sulla qualità di qualcuno e ce lo teniamo nelle nostre squadre. E insomma, se peschiamo un Benedetti... È successo, sì. Devo dirti che Succiu è un ragazzo trovato ai camp, quindi insomma, è venuto a provare. Dove? Trovato ai camp estivi, proprio fatto d'estate, abbiamo visto delle grandi qualità di giocatore. Molto carino. Ed è un ragazzo, secondo me, bravissimo, sia come ragazzo che come giocatore di grande prospettiva. Allora potremmo metterlo per il prossimo anno nella pubblicità dei camp. Cerchiamo Maldo. Cerchiamo Maldo. Maldo, due. Due Maldi, cerchiamo. Poi oltre quello in città abbiamo anche Citturin, che è proprio in centro, per dare la possibilità anche alle famiglie di appoggiare. Poi ne abbiamo cinque sparsi, due nel Cunese, che uno è Dronero, ormai da tanti anni, che 10 anni che funziona alla grande, e l'altro è San Fronte, di nuova apertura. Come mai non siete più a Limone? Perché c'erano problemi con l'albergo, che proprio nella gestione dell'albergo, che era attaccata al campo, e quindi per quest'anno, ma Limone secondo me riusciremo poi a riaverlo l'anno prossimo. E poi siete anche a Bardonecchia. Poi abbiamo voluto provare un'esperienza nuova a Bardonecchia in un periodo nuovo, dove saranno le ultime due settimane di agosto, proprio per dare la possibilità anche ai ragazzi che riprendono l'attività agonistica di prepararsi un pochettino a rifare le scuole, sono ancora chiuse. Tra l'altro saremo su un campo meraviglioso, perché ormai penso che sapete tutti dove ha praticato il ritiro l'anno scorso e dove non andrà probabilmente, e dove molto probabilmente non andrà. Ci sarà l'aria un po' ammorbata, però no noi sicuramente no, ha nevicato, ma già un po' di già ha nevicato, quindi si è purificata e quindi riusciamo a respirare. Ma perché chi è andato poi lì? La nazionale. Poi siete a Maena, Villeneuve, Gressoney. Maena è un altro bellissimo centro, e Gressoney è un paese bellissimo. Tra l'altro anche quella con una struttura meravigliosa, un campo che è un gioiellino, non grandissimo ma un gioiellino, una struttura sportiva anche extra calcio, dove c'è piscina, anche quella meravigliosa, fatta di tifosi, gestita da tifosi Granata, proprio col marchio del Toro qua sul braccio. Quando mi ha proposto la località non potevo dire no, io non ragazzi, bisogna farne almeno due a questo punto, è quello che ci tengo a dire, che a volte si pensa sempre che i camp del Toro devono venire solo i ragazzi del Toro, no, è aperto a tutti, anche a chi non gioca a calcio, però, perché è un'esperienza a mio avviso di vita, un'esperienza di crescita e soprattutto umana, perché si riesce comunque a stare insieme agli altri, questa è la cosa più importante. Senti Silvano, siamo quasi in pubblicità, ma Anna Parolini ci tira le orecchie se non parliamo invece di quello che accade domenica al centro Laura Vicuña di Rivalta. Ci sarà un grande evento. Abbiamo una grafica a tal proposito. Sì. Ci sarà un grande torneo organizzato dal centro Oasi Laura Vicuña con 24 squadre di piccolini, dove poi sarà seguito da una partita di noi vecchietti del Toro contro gli istruttori della scuola calcio, però sarà proprio un grande evento Granata. Vuole giocare anche Silvia? Quando ha detto vecchietto, ho detto... No, tu non c'entri, mica come vecchietta, ma scherzi. Ah, ecco, appunto.
E a proposito di cose belle legate al settore giovanile, vediamo ancora l'ultima fotografia, poi andiamo in pubblicità. Questi qui sono i ragazzi del 2005 che hanno vinto il torneo di Rosta. E quindi, visto che ci hanno mandato la scorsa settimana la foto, abbiamo approfittato per farli vedere per bene, perché sono davvero molto molto carini. Hanno... Ma tutti biondi! E hanno sette anni. Biondi, perché noi li siamo solo biondi. No, ce n'era se no litigiamo, ha detto la signora Maroso. Benissimo, grazie al punto G, grazie a Carlo Gemelli, grazie, a voi, grazie naturalmente anche alla candela, alla torta della signora Laura, la signora che ci ha mandato e che salutiamo. Un bacio, signora Laura. Ma ce l'ha fatta pagare o ce l'ha regalata? Ma che domande! Se no basta ringraziamenti. Concludo solo con gli squalificati, visto che la mia pecca dell'altra settimana. No, evitiamoli, evitiamoli. Quattro squalificati, tutta la difesa completa. Sì, però la difesa che prende 50 gol, io volevo tenere i titolari. Tu volevi i titolari. Sono quelli buoni. E allora non diciamoli neanche, non diciamoli neanche. Ci fermiamo qui, ci vediamo fra pochissimo per parlare di Filadelfia e per parlare del grande Torino con una chicca, con una pillola di Fabio Milano che è tutta per Maldo. Ci vediamo fra poco, grazie Carlo. Grazie a tutti.